Bentornati! Allora, oggi video in cui vi mostro un po' di shopping online che ho fatto nell'ultimo mese. È uno shop online, cioè oltre allo shop online anche altre cose che ho acquistato da Zara. In realtà no, da Zara è solo questo maglioncino rosso Natale molto molto bello e molto caldo. Di quelli un po' più corti, vediamo se riesco a farvi vedere, ecco, diciamo che si vede un po' il pancino. E prevalentemente Shein e H&M, in realtà H&M sono due maglioncini. E vi avevo già preannunciato in due video fa, credo, che aspettavo dei pacchi. Uno di questi era Shein e l'altro è di un altro sito che si chiama Mickey Dress, da cui ho acquistato dei cappotti che ho fatto l'ordine, tra l'altro, il 1° dicembre. Non mi è ancora arrivato il pacco. Potete immaginare quanto io sia imbestialita da questa cosa, avendo pagato anche 20 dollari circa di spedizione veloce. Lasciamo perdere, pessimi, pessimi. Mickey Dress, appuntatevelo così almeno sapete a che cosa andate incontro. Partiamo dalle cose che ho acquistato da H&M. Quest'anno sono in fissa con i maglioncini, con i maglioni di quelli grossi, di quelli che ti avvolgono, insomma, sono in fissa. Adesso, appena vi mostrerò questo maglioncino, lo schermo diventerà completamente nero. Vabbè, vi preparo, insomma, ve lo volevo preannunciare. Il primo maglioncino che ho preso è questo qui, ed è un maglione di H&M con questa trama a treccia. È molto, molto, molto caldo e come lunghezza non è molto lungo, arriva, insomma, mi copre più o meno il jeans. Ed è molto molto caldo, anche la lana è molto morbida. Questo tra l'altro l'ho pagato, ricordo, neanche tantissimo. Il colore è questo bianco là, neanche bianco latte, questo beige molto molto montagna, molto chalet di montagna, dove io praticamente non ci sono mai andata. Non amo molto la montagna, però fa molto Natale, fa molto caldo, fa molto inverno pieno ed è molto molto bello. Poi ho preso altro maglioncione di quelli che ti avvolgono, sempre da H&M, questo qui, che ha il collo un pochettino alto, senza risvolto, però insomma a torcicollo, la manica un po' a pipistrello, non molto lungo come lunghezza. La visibilità è molto molto bella di questo maglione perché ha questa manica che si, insomma, abbastanza larga, quindi fa l'effetto avvolgente, molto, molto molto bello. C'era così, c'era giallo senape, c'era penso nero e anche azzurro. Vabbè, insomma, io poi ho un debole per i maglioni grigi, mi piaceva questo grigio, ho preso questo qui, ma penso che ai saldi, li mettono ai saldi, prenderò anche altre colorazioni. Questo qui è molto 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 bello e tra l'altro caldissimo, ha la manica è così, insomma, è davvero carinissimo, molto bello. Per quanto riguarda invece Shein, ho acquistato anche qui maglioni, maglioncini, maglie, qualcos'altro. Il primo maglioncino che vi mostro è questo maglione maculato, davvero bellissimo e troppo troppo bello. È una S, in realtà sembra più una M, io immaginavo, perché Shein di solito sbaglia sempre puntualmente le taglie, non corrispondono mai secondo me effettivamente a quello che dicono. Vabbè, io però ogni volta mi devo fare il segno della croce perché dico chissà che cosa mi arriverà. Shein è sempre un punto interrogativo. Io però quando li vedo dico wow, bellissima sta cosa, infatti qualche cagata me l'hanno mandata. E vabbè, comunque questo maglioncino è molto molto bello. Oltre ad essere molto caldo, avevo paura che fosse, avete presente quei maglioncini che pungono e che sotto se non mettete una maglia vi sentite praticamente un fuoco? Io temevo fosse così. In realtà è molto 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 morbido e non punge per niente. Questa cosa per fortuna mi piace, quindi lo apprezzo anche di più. La lunghezza è abbastanza lunga, riesco a metterlo con anche dei leggings che mi coprono proprio bene bene, però insomma riesce a coprire un po' di più, quindi con un leggings fa anche bene. La manica è un po' lunghetta, quindi la risvolto, però insomma è molto molto carino questo maglioncino. Poi ho preso altre due maglie in cinghia, stesso modello ma di colori diversi, in realtà c'erano di tante 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 tanti colori. Ho preso questo qui, io qui in realtà l'ho messo ieri questo e non l'ho risvoltato. Questo qui nero, sempre con il colletto un po' più alto, a costine. Non so se penso che essendo nero non riusciate a vederlo bene. Abbastanza corto da sopra i jeans, in realtà non con il pancino da fuori, non crop top, insomma. Ve la faccio vedere nella versione cammello così capite meglio un po' com'è. Il nero è uguale, non si capiva secondo me la versione nera.
sono molto carini questi maglioncini, perché sono secondo me comunque molto caldi. La cinilla non pensavo, ma è un tessuto molto molto caldo. Di questo colore non ho nulla, quindi ho detto vabbè, prendo questo colore perché sembra quasi arancione nella telecamera, ma in realtà è cammello, sempre insomma un po' più corto rispetto ai maglioncini, insomma, e carino devo dire. Ultima maglia che ho preso da Shein è questa qui, sempre diciamo quasi ciniglia, anche se qui all'interno è molto più freddo come tessuto, ed è questa maglia qui, rosa, sempre più o meno cortina, con questa trama a righe e le maniche così come vedete con il polsino. Anche questa qui è molto molto carina, mi piaceva molto il tessuto perché insomma la ciniglia mi piace, con questa trama a costine un po' più stretta, e poi essendo rosa ho detto vabbè la prendo, vediamo. Poi ho preso questo vestito maculato che non so se si capisce, io penso che non riuscirete a capire. Ed è questo vestito maculato con la cintura, non riuscirete mai a capire secondo me, con cintura al lato, in realtà aperto davanti, quindi che si chiude con la cintura laterale, abbastanza corto, che lo trovo molto molto bello. Questo è tra i vestiti quello che preferisco perché è fatto un po' meglio rispetto alle cagate che invece poi mi hanno mandato. Avevo visto sempre su Shein delle cose molto simili a dei capi di Zara e infatti ho detto vabbè provo, insomma non mi aspettavo di trovare gli stessi capi che insomma ci sono da Zara. Ovviamente nella foto sembravano le stesse identiche cose, però una volta arrivati mi sono resa conto che effettivamente proprio non ci siamo. Tra queste cose ho preso, infatti è molto aggrandito, cerco di chiuderlo per farvi capire il modello, effettivamente quello che, diciamo, visto nella foto sembrava praticamente lo stesso capo, una volta arrivato la cosa che proprio è sbagliata è il tessuto, il modello potrebbe sembrare molto molto simile, però al tatto non è proprio la stessa identica cosa. È un po' aggrandito perché mi è arrivato ieri il pacco, quindi avantieri, sì, due giorni fa, e l'ho messa a lavare, devo ancora questa qui stirarla. Questa qui la utilizzerò d'estate perché effettivamente il tessuto è molto leggero, non è come quello che in realtà vendono da Zara, ed è questo vestitino verdone, molto carino effettivamente. Il tessuto non è proprio pesante, portabile in questa stagione, quindi d'inverno, è abbastanza leggero, camicia cotone, non è fatto proprio male male, se non fosse per qualche piccolo difetto, qualche filo fuoriuscito, i bottoni che in realtà dovrebbero essere verdi invece sono neri, non è proprio fatto benissimo. L'ho pagato effettivamente poco, però insomma dalla foto sembrava identico a quello di Zara, ma non è proprio così. Il dettaglio più particolare di questo vestito, che non so se l'avete visto da Zara ma penso di sì, è sono queste pietre che ci sono sui taschini che lo rendono un po' più prezioso, però insomma normale, carino. Altra cosa che invece cosa qua è stata più una delusione proprio per il tessuto che sembra plastica è questo quest'abito che l'ho visto appunto da Zara, ed è questo abito lungo maculato verdone. Vediamo se riesco a chiuderlo per farvelo vedere. Questo qui, visto così, potrebbe sembrare carino, comunque non male. Però anche questo, la cosa che pecca, secondo me, è proprio il tessuto. Quello che ho visto io da Zara è proprio in cotone. Cotone, non dico pesante, però cotone. Questo qui sembra tessuto tecnico. Non so spiegarvelo il tessuto effettivamente com'è. È praticamente identico a quello di Zara. Identico, cioè stesso modello, stesso identico davvero. Il tessuto però secondo me è molto molto freddo, cioè se dovessi metterlo adesso morirei di freddo perché è davvero, boh, lo so, è un tessuto strano, non lo so, non mi convince molto. Visto così potrebbe andare, però non lo so, questi due, cioè tra le cose che ho preso da Shein, a parte i maglioni che mi piacciono un sacco e quest'abito qui maculato, questi due diciamo che non ci siamo. Questo qui lo metterò in questi giorni di festa perché è davvero carino, anche il tessuto è pesante al punto giusto, non è molto leggero, questo qui mi piace.
E nulla, questi qui erano gli acquisti fatti nell'ultimo periodo. Se riesco a trovare il link di tutti i capi che vi ho mostrato, ve li metto giù nell'info box. E spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacio grande, vi rifaccio gli auguri di Natale e vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!